Allora, ci troviamo qui a Stigliano in occasione del raduno di auto e moto d'epoca. Siamo qui con Nunzio Pasciucco, uno degli organizzatori. Nunzio, cosa vuol dire organizzare una manifestazione del genere qui a Stigliano? Allora, intanto grazie per la disponibilità anche vostra per l'intervista e per le riprese. Diciamo che oggi è un momento per noi molto importante, cioè soprattutto per chi è appassionato come me di auto e moto d'epoca. Se pensi, oggi è la prima uscita ufficiale del raduno, del club e quindi da come sta andando, insomma, la cosa ci soddisfa molto, soprattutto perché c'è molta partecipazione. Abbiamo riscoperto in Stigliano questa voglia di auto e moto d'epoca e siamo felici che anche qualcuno da fuori abbia risposto all'appello. In questo ci ha aiutato molto il mondo dei social a pubblicizzare l'evento e quindi al momento è tutto bello per noi. Cosa può rappresentare anche l'arrivo magari di auto da fuori Stigliano? E vi aspettavate anche questa risposta da parte della Basilicata Unita? Sinceramente no, anche a voler essere ottimisti non ci aspettavamo che ci fossero dei gruppi o dei club auto che venissero da Ferrandina, da Noepoli, da Roccanova, da Cettura, aspettiamo qualcuno anche da Potenza ancora e quindi per noi è motivo di soddisfazione questo. Oggi è un momento anche molto particolare perché noi abbiamo voluto dedicare questa giornata ad Antonio San Martino, scusate. Questa è una cosa che mi commuove, quindi non... perché Antonio era un amico e quindi aveva questa passione insieme a noi e purtroppo non è più con noi. Quindi l'abbiamo dedicato a questo primo raduno che per noi era l'uscita ufficiale, ad Antonio San Martino, e quindi già questo per noi è motivo di felicità e di gioia. Quindi, come ci ricordavi prima, questa è la prima edizione, ma ovviamente dove si può arrivare? Si può arrivare lontano perché vogliamo riempire questa edizione di contenuti anche molto più seri. Oggi c'era un aspetto anche culturale che riguarderà una vista al Palazzo Storico di Santo Spirito a Stigliano, dove c'è anche un rinfresco per i partecipanti, ci sarà uno storico locale che ci darà delle notizie sul palazzo e ci sarà modo anche di vedere sfilare tante auto lungo le vie del paese fino ad arrivare a Santo Spirito, che è abbastanza vicino a Stigliano. La cosa importante è che i raduni statici hanno un impatto, il raduno che è in movimento suscita almeno anche nelle persone, nei bambini, un aspetto ancora più bello. Quindi raggiungere anche il Palazzo di Santo Spirito, diciamo una location anche suggestiva. E come verrà avviata la sfilata? Si partirà dalle auto più piccole o da quelle più grandi? Noi partiremo con l'inizio della sfilata, si fa tutto dalle 500 e le derivate delle 500, quindi cioè le 126, le auto con motore simile a quello delle 500. Inizieranno questa sfilata e dopo seguiranno tutti gli altri. Saremo ben felici anche di mostrare queste immagini che ci porteranno al Palazzo Santo Spirito attraverso, grazie alla collaborazione di Mario D'Urso e di Giuseppe Davide, di un drone che ci riprenderà nei momenti salienti di questa sfilata, e quindi ci auguriamo che anche chi guarderà questo video potrà godere, insomma, di queste immagini.